Non sono dunque un fatto nostalgico l'arrivo del trenino a Marzi dopo lunghi anni di colpevole ritardo nel ripristino di questo percorso ferroviario, ma direi proprio una riconquista fortemente voluta e perorata e auspicata da comitati dei lavoratori, associazioni, comuni cittadini. Quello che visibilmente e probabilmente è mancato è stato l'apporto determinante delle istituzioni locali, che non si sono sprecate più di tanto, a dire il vero, a pretendere magari di riappropriarsi di un servizio legittimamente, almeno fino a marzo, non giustificabile con la presenza di frane e quant'altro ne abbiano determinato l'interruzione. Intorno alla stazione, le immagini che state vedendo, che vi stiamo fornendo, è un complesso di cose, c'è anche l'orto, come potete ben vedere. Una volta quelli che operavano nelle stazioni usavano anche dotarsi di un orticello attorno alla stazione che coltivavano, era tutta un'altra atmosfera. Una testimonianza direi efficace, mentre le immagini che state vedendo si riferiscono ai preparativi della festa che è stata organizzata dall'associazione, un'associazione di Marzi che si chiama Alternativi, che ha organizzato il tutto, e vedete i preparativi proprio per ricevere questo trenino che dopo poco meno di 3 anni ritorna finalmente a calcare i binari della stazione di Marzi. Dicevamo di una testimonianza efficace, inequivocabile, che è emersa proprio in occasione della cerimonia appunto di bentornato trenino. Una cerimonia che si è svolta alla stazione di Marzi, di cui state vedendo i preparativi, dove ad attendere appunto questo treno proveniente da Rogliano, si è ritrovato un numero davvero consistente di cittadini, amministratori locali, dirigenti delle Ferrovie della Calabria, rappresentanti del Comitato dei Viaggiatori, e poi c'erano anche molti esponenti della stampa e dell'informazione locale. E dicevamo, c'erano naturalmente i rappresentanti dell'associazione Alternativa, un'associazione che opera a Marzi. Questa associazione, pensate che per dare addirittura un tocco di ludicità all'evento, festeggiare in maniera un pochettino più congrua, ha aggiunto diciamo un tocco di cose belle, interessanti, come buona musica, un bel buffet di prodotti locali, di dolci, e non poteva ovviamente mancare il buon vino del Saputo, questa volta offerto dalla premiata ditta Colacino Wines. Adesso invece state vedendo le immagini dell'arrivo di un treno che precede quasi una vedette, diciamo, precede quello che poi verrà festeggiato. In effetti, questo arriva circa un'ora prima del treno che sarà poi festeggiato durante i preparativi, appunto, e viene anche questo salutato con grande favore, con grande calore dagli operatori che stanno organizzando. Dicevamo che è un'occasione davvero molto bella che richiama alle tradizioni di questi nostri posti della Valle del Saputo, dove questo trenino attraversava quasi per intero e si portava, pensate un po', da Cosenza a Catanzaro Unita. Adesso questo treno sta facendo il ritorno verso la stazione di Rogliano, come vedete, ed è data un'importanza particolare a questa tratta da Rogliano, proprio da Rogliano a Marzi, perché nella fermata di Rogliano Serra c'è, diciamo in coincidenza, la fermata dell'ospedale Santa Barbara. Oltre la fermata di Marzi, ahimè, bisogna dare e verificare che c'è stata una frana che ha interrotto appunto questo e ha isolato, ha interrotto la tratta e ha isolato quasi completamente, direi proprio completamente, cittadinanze che si servivano di questa ferrovia davvero per la mobilità, cosa molto estremamente importante, come i comuni di Carpanzano, Scigliano, Bianchi e Colosso, che sono rimasti senza appunto servizio ferroviario. Ma ritorniamo per un attimo alla cerimonia di benvenuto al treno, che è stata preceduta da una breve, diciamo, conferenza in cui ognuno ha dato il proprio contributo, in cui ognuno ha voluto esprimere la propria lo ha fatto
Lo hanno fatto ovviamente gli operatori locali, ma lo ha fatto soprattutto il gruppo dirigente di Ferrovie della Calabria, che ha dato un'importanza più particolare a questo evento, l'evento diciamo che stiamo festeggiando, cioè il ritorno del treno a Marzi, alla stazione di Marzi. Come vedete, già comincia a raccogliersi un consistente numero di persone. Ma ascoltiamo in diretta quello che sta accadendo. Gravato, come dicevo anche prima, uno degli oneri più pesanti, perché è quello che in effetti ha organizzato un po' tutto il servizio. Prego. Grazie, buonasera. Vedo che comunque è molto partecipata questa iniziativa e ringrazio anche l'Associazione Alternative per aver organizzato questo evento. E innanzitutto, vabbè, devo ringraziare soprattutto aiutarci in questa scommessa che abbiamo portato avanti per quanto riguarda il nuovo orario di esercizio invernale, il nuovo orario di esercizio scolastico. E per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, hanno avuto un decremento, quindi hanno avuto tutta una serie di tagli. Come gruppo Ferrovie della Calabria stiamo avvicinarsi di più alla costa, quindi a poter avere anche scambi sia come attività commerciali, attività culturali, eccetera. Quindi questo è servito molto per far progredire il territorio, no? È proprio una serie di problemi di ingressi su Cosenza, anche dal punto di vista dei parcheggi per le auto private, eccetera, abbiamo portato le nostre corse fino a Marzi, entrare facilmente al centro di Cosenza, visto che noi comunque abbiamo la fermata di Cosenza Centro che sta proprio in zona centrale. Anche dalla persona che sta vicino, significa che c'è una maggiore attenzione al bene comune, perché i nostri treni, come si svolge la serata, perché volete sapere che è meglio, ed è, vi chiedo un applauso in questo caso a Mario, che è nascosto dietro quella porta. Il mio caro amico Mario, poi c'è da ringraziare anche ovviamente anche l'amministrazione che ha collaborato con l'associazione Alternative affinché la cosa potesse svolgersi nel migliore dei modi. E ringraziamenti li facciamo strada facendo, come vengono in mente naturalmente, però adesso vorrei anche dirvi che c'è la possibilità, se avete qualche suggerimento da dare, e visto che il tempo ce l'abbiamo prima dell'arrivo del treno, se ritenete che ci sono dei suggerimenti in particolare da fare, dovete semplicemente chiedere la parola e vi darla immediatamente là. Io chiamo invece, nel frattempo, il responsabile dell'associazione dei viaggiatori, non dell'associazione, del comitato viaggiatori, che da lunghi anni si batte perché le cose vadano al meglio sulla nostra linea, Damiano Mirabelli, dovrebbe essere in zona. Ovviamente conosco Damiano perché è molto facile alla parola, lo prego di essere molto. Buonasera a tutti e innanzitutto auguri al comune di Marzi perché ha ottenuto, diciamo, questo prosieguo. Noi ci auguriamo che Ferrovie della Calabria, il presidente Scopelliti, l'assessore Fedele, possano, come dire, realizzare il sogno di vedere aperta questa tratta. Non a caso, bentornato Trenino, ci auguriamo che possa, come dire, ritornare a camminare dalla tratta Cosenza-Catanzaro. Io dico grazie a Ferrovie della Calabria per quello che ha fatto, difficoltà oggettive che hanno avuto, per le difficoltà che tutti sanno. Alcune volte, come dire, giustamente gli utenti chiedono dell'utilizzo del mezzo pubblico, è come se utilizzasse la propria auto personale. Io dico grazie a tutta la dirigenza di Ferrovie della Calabria, dal consiglio d'amministrazione al dottor Loferro, l'ingegnere Marazzita, l'ingegnere Marcelli, tutti quelli che comunque, come dire, abbiano visto nell'utenza. Intanto io ho visto che ha fatto il suo ingresso qui in stazione il sindaco e gli cedo subito la parola per un saluto. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio l'associazione che ha voluto festeggiare questo primo giorno di riapertura della linea della tratta fino a Marzi.
è un giorno importante, è una battaglia che dura dal 2007, da quando è stata chiusa, perché per diverse vicissitudini, frane, dissesto finanziario, fallimento e quant'altro, finalmente si è arrivati all'apertura di questa tratta. Ovviamente non so se è arrivato l'ingegnere Marazzini, era l'occasione per ribadirgli ancora di più, così come sto facendo, di migliorare gli orari, perché ci sono gli orari, forse, ecco, c'è l'ingegnere Marazzini che è arrivato, e lo prego di avvicinarsi. Ingegnere, avvicinati, prego, prego. No, ma volevo solo ricordargli che abbiamo un'interlocuzione in questo periodo per il miglioramento della tratta, gli orari della mattina soprattutto, e speriamo, mi ha garantito che quanto prima riusciranno a coordinare anche questa cosa. Quindi io... Grazie al sindaco. Come dicevamo, la cosa non finisce più, ovviamente dopo il rinfresco ci sarà la serata musicale, cerchiamo di abbellire al meglio questa grande e bella occasione a cui ovviamente siete tutti invitati. Io rivolgo di nuovo l'appello a tutti quanti voi prima di concludere, diciamo, questo evento, perché tra l'altro mi pare che siano le 6.30, 18.30 e 35, quindi mancano ancora 10 minuti all'arrivo del treno, più o meno. L'ingegnere Prima. L'ingegnere Prima è un altro dei dirigenti di questa azienda che mette a punto quella che è forse la parte più importante, la parte amministrativa. Penso si dica al discorso che è stato già fatto da Damiano, immagino, prego ingegnere. Molto c'è da ripetere, purtroppo, perché tante cose sono già state dette, però credo che vada davvero interpretato e vada davvero sottolineato quello che è stato detto in merito alla conservazione di questi mezzi, al fatto di cercare di sentirli nostri, perché anche se sono soltanto 4 km di linea, il fatto di averli ripresi è stato un impegno costoso sia in termini finanziari ma anche in termini di impegno. Apprezza i servizi che vengono fatti e che possono continuare ad essere svolti con, non dico con profitto per noi, ma riuscendo a aiutare le persone. Grazie ingegnere. Beh, io direi, se ci sono delle proposte, e io la dico io perché mi è stata suggerita in qualche modo, allora avevamo già fatta questa valutazione. Noi qui a Marzi, egregio direttore Marazzita, abbiamo bisogno anche di un treno che arrivi qui alle 7 di mattina per portare gli studenti, i lavoratori, lì come devono essere portati, vero? Quindi la lanciamo lì la cosa. Visto che nessuno, ma non è che hanno difficoltà probabilmente a venire a dirlo, ma se riusciamo ad ottenere questo treno alle 7.40. Un altro collega, Mimo Tucci, Salvatore Diana, noi ci troviamo l'informazione, siamo, come dire, vicini alla popolazione del comprensorio, perché quello che ci interessa è la qualità della vita dei cittadini, e noi come operatore dell'informazione ci adoperiamo per far sì che tutto questo avvenga nel migliore dei modi. Quello che a me preme è un po' ricordare anche a tutti i lavori e anche alle amministrazioni e chiaramente il progetto di metro leggera. Credo che questo deve essere l'inizio di un percorso positivo che può proiettare saluto nell'area urbana attraverso la metro leggera. Credo che va supportato questo progetto al di là degli schieramenti politici, al di là delle appartenenze. Il saluto deve entrare nell'area urbana, ci deve entrare. Per dirci il suo parere su quello che è l'organizzazione della gomma. Era integrata al servizio ferroviario, quindi valorizzare al massimo la ferrovia e dargli una funzione che possa essere utile per tutta l'utenza servita e per tutto il territorio. Su questo TPL i problemi sono molti, le difficoltà sono veramente ardue e spesso per poterle affrontare c'è bisogno un po' di un lavoro sinergico e di collaborazione.
come in questa occasione si è dato dimostrazione che è aperto, diciamo, il confronto, adesso le scuole sono ripartite oggi e quindi da parte nostra c'è l'intendimento di monitorare che sono i flussi di traffico in modo tale da vedere le risorse che ci sono in costituzione di poter. Quindi poi ci sarà la festa, naturalmente ci intratterremo con la musica di Peppino Pucci e quant'altro. Chiamerei l'ingegnere Marcelli, per il vice direttore di questa azienda, che ha veramente fatto tantissimo in questa fase molto convulsa, perché la cosa è stata decisa in 7-8 giorni, non di più. C'è stato un gran lavoro da fare, l'ingegnere Marcelli è uno dei protagonisti di questi lavori. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la grande partecipazione. Volevo solo aggiungere due parole a quanto detto finora dai miei colleghi, e in particolare questo: noi stiamo, come diceva il direttore d'esercizio, stiamo portando avanti una sfida che è quella di prolungare il servizio fino a Marzi, dare servizio al meglio alla persona di Ragliano e darlo di nuovo agli abitanti di Marzi. Chiaramente quando si lavora si può sbagliare, quando si fanno dei programmi si possono compiere degli errori. Ho occupato l'ultima parte, probabilmente l'ultima, perché sono in attesa del treno, magari saranno sfuggite 10-12 parole. Allora vogliamo salutare l'arrivo del... Così, questa cerimonia che abbiamo visto si avvia molto rapidamente alla conclusione, ma ovviamente i festeggiamenti continueranno fino a notte tarda. Adesso avete la possibilità di vedere che c'è un'introduzione, diciamo, a quello che sarà poi il buffet. C'è già molta gente che ha fatto il suo ingresso nella sala d'aspetto dove era stato allestito il buffet, e vedete che si sta consumando quello che è il rinfresco.
Noi vi ringraziamo ovviamente per averci seguito in questo servizio che abbiamo realizzato, ci tenevamo a dire il vero molto, a farvelo, a mostrarvelo e a commentarvelo anche, e avremo occasione sicuramente di ritornare sull'argomento. Vi lasciamo alle immagini, la festa, dicevamo, continuerà fino a notte tarda con tanta buona musica, balli e naturalmente un ritrovarsi su quello che è il comune sentire a proposito di questo servizio sul Trenino, a proposito proprio del Trenino.